Ebbene sì, è successo. Rockstar Games ha cominciato a bannare tutti gli account moddati praticamente su old gen per console. Prima o poi doveva succedere, ma prima di tutto ritorniamo all'inizio di questa vicenda. Sono gli ultimi mesi del 2022 quando esce questo metodo, in particolare io mi riferisco a Xbox, alla versione Xbox One del gioco, in cui questo metodo glitch, lo possiamo definire, consentiva di passare tutti i progressi di un account a un altro account nuovo. Senza, diciamo, tutti quei progressi. Diciamo che se voi siete poveri non vi cambia niente, cioè duplicate un account povero e siete poveri. Ma se voi invece siete ricchi, avete un account moddato, diciamo che lì si possono cominciare a intravedere i vantaggi. In pratica, cosa consisteva questo glitch? Questo glitch era davvero semplice, bastava tipo entrare con un account e dopodiché cambiare subito account appena si avviava il gioco. Passaggi davvero semplici che però ti consentivano di trasportare tutti i soldi, il rango, le statistiche, lo sblocco di armi, veicoli, eccetera, su un account che prima non aveva queste cose. Io appena ero, diciamo, venuto a conoscenza di questo metodo, ho subito cercato di trarne vantaggio, chiaramente, perché ho visto. Cioè, se io ho un account moddato, me lo duplico in continuazione e ho tanti account moddati. Quindi, diciamo che dal mio punto di vista, ho scoperto che questo metodo, che già c'era prima, ma non era stato reso pubblico, permetteva comunque una cosa del genere, ho cercato subito di sfruttarla. Io e il mio team, i miei collaboratori, abbiamo cercato di fare più account possibili, in realtà. Ne abbiamo duplicati molti, ma potevamo fare sicuramente di più. Ma da dove è partito tutto? Semplicemente io non avevo account moddati. Mi sono fatto prestare un account moddato da un mio amico, collaboratore, diciamo anche, che mi ha appunto prestato questo account temporaneamente. Io ho duplicato quell'account che a suo tempo era stato duplicato altre volte prima che me lo passasse lui e successivamente quindi sono stati duplicati account su account e non sono stato chiaramente l'unico a farlo, ma molte altre persone. Quindi era molto OP la cosa e questo glitch, questo metodo comunque è durato mesi, parecchi mesi, poi ci sono stati ok vari after patch, però c'è stata la possibilità veramente di creare account moddati senza neanche avere una console, diciamo, modificato da sviluppatore, che appunto è più complesso, diciamo, da fare, da ottenere tutto. E sicuramente molta gente ne ha abusato. Questo era chiaro fin dall'inizio e infatti mi sarei chiesto quando sarebbero arrivate le conseguenze. Ad un anno e mezzo da quell'accaduto, eccole qui le conseguenze. Quindi cosa è successo esattamente? Allora, quanti giorni fa, ma neanche una settimana fa da quando sto registrando questo video, sono cominciate ad essere bannate persone che avevano account moddati per la versione Xbox One o anche comunque PS4 di GTA Online. Questi account erano sia account magari moddati in precedenza, ma anche account duplicati del metodo che appunto vi ho spiegato prima. Fin da subito sono cominciate a girare i primi screen di gente che è stata bannata, di account moddati con miliardi o con anche triliardi che erano stati bannati. Ma la cosa strana è che comunque prima di ciò sembrava tutto tranquillo perché comunque questi account erano disponibili, erano utilizzabili e comunque c'era una sorta comunque di verifica per il trasferimento su Next Gen. Qual era questa specie di verifica? Semplicemente l'account non doveva avere più di 8 miliardi. Se l'account aveva più di 8 miliardi,
il gioco non lo faceva neanche trasferire, quindi era già una sorta di selezione per poter trasferire l'account che aveva messo Rockstar Games, e per questo non si pensava che improvvisamente poi avrebbero cominciato a bannare questa tipologia di account. Invece è successo, non so bene dirvi come, perché, però comunque Rockstar Games, se vuole, ha la possibilità di bannare anche tutti gli account mudati, quindi non era un segreto. Temevo che prima o poi ci sarebbero state conseguenze, dato che comunque in qualsiasi sessione tu entravi trovavi quasi sempre un rango 7982 o giù di lì, rango 8000, insomma, che quindi erano chiaramente account di quella tipologia. E quindi appena sono venuto a conoscenza di questa notizia ho subito controllato tutti i miei account personali moddati. Per fortuna nessuno è stato toccato. Di tutti gli account che abbiamo venduto, solo una persona ha riscontrato, diciamo, questa cosa, almeno mi ha scritto dicendo che era stato bannato. E quindi, nel senso, noi siamo abbastanza tranquilli come servizio di modding, ma è comunque normale che una percentuale di rischio ci sia sempre, nel senso, cioè tu stai andando ad acquistare degli account moddati, che comunque è normale che hanno tanti soldi, ma sono stati aggiunti in maniera illegittima. Non è che su quegli account sono state acquistate shark card fino ad arrivare a quella cifra, ecco. Quindi diciamo che un minimo rischio che Rockstar Games decida di fare qualcosa ad account simili c'è sempre, indipendentemente che il procedimento, che il metodo che utilizzi per farli sia più sicuro o meno sicuro, in base comunque a quello che dice la gente, a quello che, diciamo, si può intendere magari da Rockstar Games, che però, come ben si sa, da un momento all'altro può cambiare tutte le carte in tavola. Quindi stavolta è successo così, non è la prima volta che sono stati bannati questa tipologia di account, non penso sia ancora finita, perché comunque penso stiano comunque continuando a bannare questi account qui. Quindi se voi avete un account moddato, duplicato di quelli lì, o comunque un account moddato creato comunque in altri metodi, non siete al sicuro. Non siete al sicuro soprattutto se siete dalla versione old gen, perché da quello che tutti hanno constatato finora sono stati bannati questi account permanentemente, quindi in nessun modo uno li può recuperare, neanche scrivendo l'assistenza, perché oggettivamente se te hai un account moddato e vai a scrivere all'assistenza, comunque sai che c'è qualcosa di illecito e che il ban alla fine dei conti è anche giusto. Quindi tu vai incontro a dei rischi, se quei rischi non avvengono, non si diciamo concretizzano, allora tutto bene, tu sei tranquillo, riesci a giocare col tuo account, ti diverti tutto. Se invece questi rischi vengono, diciamo, trasformati in pericoli, ovvero che, per esempio, come in questi casi, avvengono ban di massa, purtroppo puoi solo startene lì e dire: ok, peccato, è stato bello finché è durato, è stata, diciamo, una sfortuna, però comunque devi accettare la cosa, perché non è che c'è molto altro da poter fare. Come vi ho detto prima, solo su old gen sono stati bannati questi account, PC non c'entra, le versioni nuove del gioco non c'entrano, solo PS4 e Xbox One. Quindi molta gente è stata bannata, purtroppo, però comunque sicuramente il gioco ora è più pulito, non è la fine degli account moddati, perché comunque continueranno a girare, molti se ne sono salvati, molti se ne salveranno comunque anche alla fine, diciamo, di questa ban wave. Però comunque per ora la versione next gen appunto non è stata toccata, quindi tutti quegli account, anche, diciamo, quelli che non quelli che sono stati bannati, però comunque della stessa tipologia di quelli che sono stati bannati, che sono stati trasferiti correttamente sulla nuova versione, quindi su console next gen come Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, per adesso non sono stati toccati. Non si sa se è perché Rockstar Games non riesce a rilevare questi account sulla nuova versione, però se avete un account simile
sulla versione nuova, sulla versione next gen, potete stare più tranquilli, che rischio che vi possano bannare ancora minore. Se siete sulla versione old gen e potete trasferirli, trasferiteli finché siete in tempo, e se invece avete solo quella versione lì, sperate, se non siete già stati bannati, che Rockstar Games chiuda un occhio, diciamo, al vostro account. Ho deciso di fare questo video perché mi sono sentito comunque chiaramente anche tirato in causa, avendo comunque contribuito alla creazione anche di molti account di questo tipo e avendone anche venduti molti. Per fortuna sembra che quelli che ho venduto io non siano stati molto intaccati da sta cosa, però è ancora presto per parlare. Vedremo come si evolverà la vicenda. Lasciate like se il video vi è piaciuto, ditemi cosa ne pensate, se siete stati bannati, se avete sti account, se per il momento non vi è successo nulla, quindi speriamo che prosegua così. In quel caso, condividete questo video per farlo sapere comunque in giro e anche per mettere allerta tutti i possessori di questi account. Iscrivetevi e attivate le notifiche per restare aggiornati ad altri contenuti di GTA Online o comunque altri video, e noi ci vediamo alla prossima.